Amiche e amici fluidificanti, benvenuti a una nuova puntata di Effetti Collaterali, il programma di Visione TV che vi porta nello spazio senza neppure bisogno di un set cinematografico. Solare, lunatico, lunare, fantomatico è Andrea Cazzomato Tosasco. Ben trovato, Andrea. Ciao, ciao Augusto, eccomi qua, puntuale come sempre. Ma come hai passato questa Santa Pasqua? Ma guarda, l'ho passata dormendo, perché col fatto che io adesso praticamente la notte non dormo più, ogni momento buono mi butto in branda e mi faccio una pisa. E quindi mi sono riposato come il maestro, il settimo giorno mi sono riposato. Mi sembra d'uopo. Io invece ho riflettuto, Tosato, pensavo che espressione gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, olezza di patriarcato da qui alla collina del Golgota. Per una Pasqua meno maschilista, io direi di augurare a tutti i nostri visionari di festeggiare nel 2025 la transizione di Cristo prima della resurrezione, affinché muoia un uomo e risorga una donna, Gesualda. Che dici? Mi sembra una bellissima idea, ma mi sembra che l'Università di Trento ti abbia quasi preso in parola. Lo sai che hanno una cosa che si chiama femminile sovraesposto, per cui adesso qualunque maschile generico è trasformato in femminile. Loro hanno praticamente 40 professoresse, no? Poi alcune hanno la barba e 40 centimetri di clitoride, ma professoresse. Sì, sembra giusto, ma infatti io vorrei ringraziare, giusto per rimanere in tema, la nostra direttrice Francesca Maria Toscana. Grazie direttrice per il supporto che ci dai. Quotidiano. Femminile sovraesposto anche a Visione TV. Direi di sì. Ma a proposito di donne, molti ci hanno scritto che siamo stati un poco inclementi durante la scorsa puntata con la Piccolotti, impegnata a definire le donne né belle né brutte. Ci scusiamo davvero con la Piccolotti e vorremmo mandare un video riparatore, regia. Non è né bella né brutta. Sono d'accordo, tutto io non ho detto questo. Devi astenerti, cos'è? È glamour. Basta, non è né bella né brutta, capito? Ma perché non è né bella né brutta? Nessuna di noi. Uè, femmina, zitta, torna dentro di Furnell, che sei il tuo amico, il tuo piccolo monto amico. Dai, muoviti, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. C'era anche Iprito qua, c'era anche Iprito! Tra l'altro citazione di Tacco di Fogazzaro in questo passaggio davvero, davvero educata. Comunque, Cazzomato, io ho provato a seguire l'ammonimento della Piccolotti e l'ho fatto con la mia compagna. Devo dirti che i risultati sono stati davvero afrodisiaci, regia. Mettimi una nota romantica, questa sera sei veramente... Wow, né bella né brutta. Si è rimescolata. Perché tu quando spingi sul pedale dello charme sei irresistibile. Vedi sì, che... sì, sì. Quando dici a una donna così sono parole che... Certo. Allora, Tosato, prima di iniziare con gli approfondimenti, io direi di... parlare, o meglio, di esordire con un altro monito, ammonimento, un'ammonizione, un avvertimento. Qui si rischia di chiudere, Tosato. Si rischia di chiudere, non certo per i responsi che sono, come sempre, travolgenti e dei quali vi ringraziamo, ma per i costi. Visione TV, infatti, vive solo delle vostre donazioni e se voi fate i braccini ovviamente deve tagliare. Già il maestro Bonifici ci arriva in parcelle millesimate perché caro come un Krug Clos du Mesnil, quindi direi che vien via piuttosto caro, ma anche Tosato ed io costiamo per visione, non è facile mantenerci. Andrea in particolare ha ricevuto offerte, direi anche in natura, da parte di Alessandro Cecchi Paone per realizzare un programma a due dal titolo, mi pare Andrea, ai confini del buco nero.
ma ha rifiutato per un debito di riconoscenza nei confronti di Antonio Leotta. Però non tirate troppo la corda, perché Andrea potrebbe decidere di andarsene. Quindi cacciate il grano, siate munifici. No, è vero, c'è un piccolo problema economico che dobbiamo assolutamente risolvere, perché chiaramente Visione TV vive di donazioni e anche effetti collaterali, e come effetto collaterale potrebbe essere tagliato se dovessero mancare le risorse per poterlo portare avanti. Quindi un appello serio a tutte le persone di buon cuore. Certo. Dal canto mio, per aiutare il canale, pensavo di fare mercimonio del mio corpo con le inviate di Repubblica. Sono convinto che con un paio di immersioni qua sotto nel Piacenza Kashmir diventeranno putiniane, complottiste, negazioniste climatiche e donatrici fisse di Visione TV. Comunque, cose serie a parte, se tutti quelli che scrivono, Andrea, siete mitici, aggiungessero anche un euro, ecco, direi che tu potresti incrociare i guantoni con Bassetti e il programma magari andrebbe in onda due volte la settimana. Magari, chissà. Vedremo. Sarà il pueblo a decidere. Pollice su. Noi abbiamo pungolato. Esatto. Noi abbiamo pungolato, poi vedremo che cosa decideranno i telespettatori. Dopo questa doverosa premessa, non pensiate di vederci in ginocchio per due oboli. Noi ci inginocchiamo solo davanti a Dio e davanti a Francesco Maria Toscano, e non sempre in quest'ordine. Detto ciò, tu ti sei inginocchiato contro il razzismo come i giocatori del Napoli, Andrea? Ma io no, perché sono assolutamente contrario a questa propaganda di regime per cui dobbiamo sempre sentirci in colpa per qualcosa, no? Cioè, uccidono una ragazza e dobbiamo sentirci in colpa in quanto maschi, arriva un cambiamento climatico ciclico e noi dobbiamo sentirci in colpa perché abbiamo la macchina diesel, ma per qualunque cosa. Ieri mi ha telefonato una persona a Canale Italia e mi dice: c'è una denatalità preoccupante, è colpa nostra. Ma non è colpa nostra, cioè c'è qualcuno che vuol far credere che è sempre colpa nostra. Ma io mi sento in colpa solo per le cose di cui sono responsabile in prima persona, non per cose che fanno altri. Io non posso sentirmi in colpa perché Speranza ha raccomandato tachipirina e vigilatesa, o Bill Gates ha fatto scucire i soldi a Conte durante la pandemia. Ognuno risponde alla propria coscienza ed è responsabile per le proprie azioni. Da parte mia non sono mai stato razzista e quindi non vedo perché mi devo inginocchiare nei confronti di questa problematica, che a mio avviso in Italia non è neanche mai esistita, se non quando qualcuno ha cominciato a sottolineare questa cosa. Vediamoli allora, Viviana, i giocatori del Napoli inginocchiati contro il razzismo. Ecco, una bella immagine ecumenica. Sarebbe gliel'ha raccomandato Salvini. Gliel'ha raccomandato, sì. Salvini. Lo sai che Salvini ha preso un sacco di voti a Napoli e dopo avergli augurato di essere inceneriti dal Vesuvio è rimasto folgorato sulla via di Damasco e è diventato verace improvvisamente. Sì. Ma sarebbe divertente sapere da quelli che si inginocchiano contro il razzismo se sanno perché si inginocchiano. Che minchia significa inginocchiarsi? In Italia assolutamente nulla. Il gesto infatti nasce come imitazione mimetica e direi decerebrata di quello del 26 agosto 2016 messo in scena da Colin Kaepernick, il quarterback tra l'altro dei miei San Francisco 49ers, che si inginocchiò durante l'inno nazionale americano contro le vessazioni della polizia infliggeva agli afroamericani. Inizialmente rimaneva seduto durante l'inno Kaepernick. Successivamente, dopo aver incontrato e parlato con l'ex berretto verde collega Nate Boyer, decise di inginocchiarsi, seguito dal suo compagno di squadra Eric Reid. Vediamo, Viviana, questo plateale gesto di Colin. Peraltro quel gesto ha di fatto messo fine alla sua carriera da professionista, poiché alla fine della stagione 2016 San Francisco non gli rinnovò il contratto e da lì non ha più giocato una partita NFL. Qui si inginocchiano invece, Andrea, contro i presunti
insulti razzisti di acerbia Juan Jesus. Leggiamo allora le parole del Gesù Negro. Dice Juan Jesus: per me la questione si era chiusa in campo con le scuse di acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Ora però leggo dichiarazioni di acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche dai filmati e dagli inequivocabili labiali in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui ed ora. Acerbi mi ha detto: vai via nero, sei solo un negro. Ora, io sono d'accordo con chi ha scritto la dichiarazione di Jesus, perché quel qui ed ora e, diciamo, in generale la sintassi mi lascia dedurre che non sia stata tutta farina del sacco di Jesus, non tutta bottega del Gesù Negro. Ma il razzismo è vero, si combatte qui ed ora, e come? Per esempio non offendendosi se ti danno del negro, perché se ti offendi attesti il fatto che negro sia un'offesa. Quindi sei tu innanzitutto il razzista. Se un nero mi dicesse: sei solo un bianco, un mozzarellone, io mica me la prenderei, perché non ritengo l'essere bianco qualcosa di cui vergognarmi. Se ti offendi invece riveli un complesso di inferiorità. Quindi, Andrea, io direi di gridare al mondo: no al razzismo, viva i negri. Ma assolutamente, assolutamente viva i negri. Ma io vorrei citare un grande comico che si chiamava Lenny Bruce, americano, che diceva proprio questa cosa, che criminalizzare le parole è assolutamente qualcosa di fuorviante e privo di senso, perché nel momento in cui tu sottolinei il valore di una parola, allora è lì che poi nasce il razzismo. Perché se noi avessimo continuato tranquillamente a chiamare negri i negri, come faceva Edoardo Vianello con la canzone I Vatussi, senza che nessuno inorridisse, nemmeno i negri inorridivano alla canzone I Vatussi, probabilmente la cantavano, ma perché? Perché questa parola era scevra di qualunque connotazione negativa. Poi qualcuno ha voluto identificare in questa parola il disprezzo, la negatività, il razzismo, ma il razzismo è nelle intenzioni, non è nelle parole. Una persona può dire uomo di colore ed essere profondamente razzista, oppure può dire negro e non esserlo. Le parole sono sempre innocenti, e invece sono queste persone che sono sempre colpevoli e ce lo mettono sempre, diciamo, dove lì l'uccello padrone. Nel buco nero. Sempre nel buco nero, assolutamente. Sì. Magistralmente sottolineato, Tosato, sono d'accordo con te. Omnia munda mundis, ma in un clima di tale intolleranza da parte dei neri nei confronti della propria stessa schiatta, il nostro governo intende portare finalmente un poco di integrazione. Leggiamo insieme, Viviana. Soldati stranieri nel nostro esercito, l'idea che circola tra i militari. L'ipotesi non è ancora approdata sul tavolo della difesa, ma non è escluso che Crosetto la prenda in considerazione. Non sarebbe una legione straniera, si tratterebbe di arruolare i cittadini non italiani che risiedono nel nostro paese. Davvero ironico, Tosato, immagina, scappi da una guerra e ti spediscono subito in un'altra. Hai capito? Si sono portati la carne da macello qua con i barconi, no? E poi oltretutto si vocifera che potrebbero poi diventare anche parte un domani dell'European Force, quindi ci troveremo questi Marcantoni di 2 metri a fare la polizia internazionale, che magari ci manganellerà brutalmente nel momento in cui alzeremo la testa. Ma da un lato è comprensibile, perché tu pensa che i militari adesso di carriera, quelli propri, sono 90.000, cioè con 90.000 non andiamo neanche a riprenderci la Corsica, capisci? Quindi dubito che riusciremo ad affrontare una terza guerra mondiale con 90.000 soldati, e quindi è logico che vanno a pescare un po' dove possono, sì, e dove magari li può convenire anche in futuro. Sì, anche perché, visto che i fluidificanti che circolano nelle nuove generazioni potrebbero forse rompersi le unghie e l'extension in trincea, trovo funzionale arruolare il selvaggio che
Tanto quello per due cocomeri e una cittadinanza, a scannare gente ci va. Per essere davvero inclusivi, però, io aprirei anche ai fondamentalisti islamici. Allora, innanzitutto vengono via per poco e poi sanno già usare i mitragliatori, che è assolutamente, come dire, favorevole alla causa. Poi gli diamo la cittadinanza e a quel punto siamo a cavallo di Troia. In realtà l'Italia fu veramente, qui torniamo seri, avanguardia di inclusione quando arruolò e fece volare in combattimento Domenico Mondelli, nato Wolde Selassie in Eritrea da stirpe tigrina e adottato ancora bambino da un colonnello parmense. Ecco, Mondelli, pluridecorato comandante dei Caproni, si distinse nel corso della Prima Guerra Mondiale come il primo nero volante del Regio Esercito. Guardate la pertinenza di Mondelli, regia. Straordinario. Vedi che eravamo avanguardia di integrazione, Andrea? Sì, quando si tratta di mandarli in guerra, integriamo. Sì, assolutamente. Però devo dire che anni dopo Selassie si distinse anche come maestro libero muratore della massoneria palermitana. Infatti fu emarginato dal fascismo, che come vedi fece anche cose buone, ma in questo caso non abbiamo intenzione di discriminarlo oltre misura. Comunque, quanto a discriminazione e integrazione, vogliamo vedere, Andrea, il caricatore mezzo pieno, e per farlo abbiamo confezionato un video nel quale ripercorriamo le storie di molti immigrati che sono riusciti attraverso i sentieri esistenziali più disparati a lasciare il proprio segno. Regia. Vediamo. Stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Quante volte mi credevo che invece no. Tu guardavi tutti meno me, e io credevo invece che ho deciso che mi butterò. Fantastico. Cosa combinerò? Questa volta non ci sono, se fermi tutti adesso tocca a me. Stasera mi butto, Chiunque abbia montato questo video è un cretino. E vedi che però molti di questi hanno lasciato il segno, effettivamente. Sì. Però per un attimo l'extracomunitario mi sembrava Spalletti in quella foto a due. No, ma perché lui voleva stare vicino, diciamo, a Gesù Negro, capisci? Era anche un gesto, in un certo senso, di vicinanza e solidarietà preventiva. Ma anche il nostro cittadino di riferimento, forgiato, direi, fucinato nell'mRNA di mille inoculazioni, ha soluzioni sostenibili per i negromanti di importazioni, e direi per tutti noi. Una patente a dosi. Supervax. Bella idea. Pensionisti, i negri fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. Come? Come uscire di casa per andare a prendere da mangiare. Ordinario. Indubbiamente. Africani, responsabili ed ecosostenibili, a bordo di bici elettriche, in grado di pedalare, vabbè, pedalare si fa per dire, per le vie cittadine a 40-50 km orari. Come dite? Che Milano deve diventare zona 30. Ma qui mio, usate pure a lamentarvi. Sono così questi orari. Possono consegnare il pasto ancora caldo, sfrecciando contro mano per risparmiare tempo e rigorosamente senza assicurazione. Certo, perché stampare il contrassegno assicurativo è a causa di emissioni di CO2. Straordinario. Ciao. O invece, in attesa del più sostenibile limite dei 20, dovete viaggiare a 30 così da salvare vite umane. Ancora disturbate, come dite? Che per fare un attacco potrebbe salvare una vita, occorre aspettare 30 mesi. Ma poi mio! Allora siete proprio dei putiniani e dei negazionisti! L'attacco, vabbè, si sa, è una pratica obsoleta e superflua. Oh,
Ciao. Esiste infatti un vaccino sicuro ed efficace per tutto. Anzi, mi auguro che a breve ne venga creato uno e reso poi obbligatorio anche per prendere la patente. Ebbene sì, siamo in attesa che OMS, anziché la patente a punti, istituisca la patente a dosi straordinario. 3 per prendere il foglio rosa, 5 per accedere ai quiz e 2 dosi finali per procedere con gli esami del sangue che attestano l'idoneità al noleggio dell'auto elettrica. Straordinario, straordinario! Beh, mi sembra un'idea sostenibile. Ma lo sai che mi vengono un po' i brividi, perché mi sa che non è anche un'idea così campata in aria, e potrebbe anche succedere che quando avremo questo passaporto digitale e questa identità il digital digitale wallet. E gli incentivi che volevano promuovere, no, per il cittadino che si comporta bene, chissà che non verranno incluse anche le dosi senza le quali non fare il boomer a servizi di base. Abbraccia il progresso, inoculati un po' di ottimismo verso il futuro, Tosato. Ma se ci sono neri che hanno trovato la loro strada in cielo, come abbiamo visto, ma anche in terra, specie contromano, come sottolineava Supervax, non mi risulta vi siano mai stati neri nello spazio, il che, Andrea, è davvero inaccettabile. C'è chi dice che non torna... È inaccettabile. Ma sai perché? Perché il capello non si drizza, il capello nero non si drizza, e quindi scenograficamente viene penalizzato, cioè non si riesce a dimostrare che si è veramente in assenza di gravità. Invece vedi che... Però immagina mettere il casco, poi toglierlo e avere l'afro che spara, però non c'è gravità sulla... Secondo me è per questo, c'è un problema di capello, serve il capello fluente, però mi dirai, hanno preso Villadei che è totalmente calvo, ma si vede che a lui li drizzeranno i peli pubici, chi lo sa cosa si inventeranno sulla stazione. Come alternativa. Sì, c'è qualche buco nero di sceneggiatura effettivamente, ma c'è chi dice che non torniamo sulla Luna perché ci siamo già stati, ma anche regredendo all'infanzia e volendoci credere, chi c'è stato? C'è stato appunto il maschio bianco e maledetto, regia. Guarda, ecco tre maschi bianchi suprematisti, gli unici che hanno camminato sulla Luna. Quindi io direi, Andrea, massoni che è garanzia di qualità come la Galvani, assolutamente esatto. Massoni. C'era Alden che aveva un anello che per portarlo su sarà costato qualche miliardata di dollari, perché pesava 8-9 kg, un anello massonico, così. Per fortuna in assenza di gravità, diciamo, era più leggero da trasportare. Sì, ma io quindi direi... Se sei d'accordo, Andrea, e se è d'accordo anche la nostra direttrice Francesca Maria Toscana, di ripartire subito con una donna al comando, un nero, un mezzo sangue, un asiatico, un nativo, due transessuali, omosessuali il primo e bisessuale il secondo, e un elettore PD ex grillino che si identifica in un astronauta dell'Apollo 11. Ecco, sarà forse un piccolo passo per loro, ma sarà certamente un grande passo per l'umanità. Regia. Ecco, questa è la spedizione lunare che tutti noi immaginiamo. Ma poi io ho una domanda che mi sono sempre posto, Augusto, ma quando Armstrong ha pronunciato questa frase storica, no? Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, ed è sceso giù e l'hanno filmato, chi cazzo l'ha filmato Armstrong? Cioè ci sarà stato un Vucumpra che era già là, lì, È probabile. Ma è un dubbio che si sono posti molti complottisti. C'era probabilmente un drone esterno che, con la sapienza di uno Stanley Kubrick, per usare un regista a caso, riusciva a fare dei campi e controcampi sulla passeggiata lunare di Armstrong. Davvero avanguardista, comunque. Ma io ne ho sentite veramente di straordinari su questo tema. Addirittura un noto youtuber sosteneva che è sciocco pensare che la tecnologia vada solo in avanti, che ci sia solo un avanzamento tecnologico. Lui sosteneva: guardate che
Un tempo si viaggiava col Concorde e adesso si viaggia con aerei tecnologicamente molto inferiori. Quindi in realtà noi non andiamo più sulla Luna perché la tecnologia è regredita. No, certo. E quindi non siamo più in grado di... Cioè, ma tu pensi che nel 69, cioè Nixon con il telefono fisso, lui alzava il telefono fisso e parlava con la Luna, cioè io a Cesenatico a volte perdo il segnale se giro l'angolo. Ma il 69... Quindi è senz'altro così, direi che ce lo dice la scienza. Quindi conquistare finalmente la Luna, ma direi a questo punto perché non Marte, sembra necessario anche in considerazione di ciò che avviene sul pianeta Terra. Se il pianeta si salverà senz'altro, non sono affatto sicuro ci salveremo noi. Dopo l'attacco di Israele all'ambasciata iraniana in Siria, un allargamento del conflitto sembra infatti sempre più vicino. Per fortuna ci sono parole di speranza, direi parole medicamentose, da parte di Dugin, il quale ha dichiarato: Teheran ha tutte le ragioni per iniziare una guerra con Israele e di farlo il prima possibile, sotto Biden e prima di Trump. Gli Stati Uniti e la NATO saranno sicuramente coinvolti. Nel frattempo i russi conquisteranno Kiev e rafforzeranno un polo antioccidentale. A questo punto entrerà in gioco Trump, oppure scoppierà una guerra civile negli Stati Uniti e il mondo sarà a quel punto già irreversibilmente multipolare. Alexander Dugin. Io davvero spero che questo sia lo scenario più verosimile. Che dice Andrea? Ma io credo di sì, anche se la cosa che mi preoccupa fortemente è il fatto che se tu vai a vedere questo documentario che aveva messo fuori nel 2009 Casaleggio, no? Che si chiamava Gaia, che si può trovare anche su YouTube, e profetizzava un futuro anche remoto, cioè era un documentario che si proiettava fino al 2050 e profetizzava cose che stanno invariabilmente accadendo. Ora, considerando il fatto che la Casaleggio Associati, oltre ad essere stata fondata da Gian Roberto Casaleggio, aveva dentro Enrico Sassoon, che proviene da nobile famiglia ebraica, presidente della Camera di Commercio americana in Italia, membro Aspen, che più ne ha più ne metta, ecco, non vorrei che questo documentario fosse semplicemente un'agendina che alcuni poteri stanno portando avanti e che si sta puntualmente verificando. E Gaia prevedeva proprio una polarizzazione Russia, Cina e dittature medio orientali, e dall'altra parte l'Occidente compatto e la terza guerra mondiale che Casaleggio aveva preventivato durare fino al 2040. Speriamo che non accada, anche se tutto sembra andare in quella direzione lì. Beh, sarebbe un bel reset, ecco, una terza guerra mondiale. Ah, sicuramente, ma sicuramente, sai, quando la Schlein ti dice che entro il 2030 non ci saranno più macchine a gasolio, macchine a benzina, e considerando il fatto che tutti quanti stanno schifando brutalmente le auto elettriche, come giusto che sia, l'unica strada che loro hanno per accelerare questa trasformazione che auspicano è sicuramente una guerra. Quando Lepore, il sindaco di Bologna, dice Bologna emissioni zero entro il 2030, ma cazzo, il 2030 è tra 6 anni, come fai? Una guerra sicuramente accelererebbe di molto la realizzazione dei loro desideri bagnati. Certo, beh, poi un ordigno nucleare è sicuramente emissioni zero. Ah, certo. Ma settimana scorsa sostenevo come l'attacco terroristico ucraino a Mosca fosse di fatto un patetico tentativo di delegittimare Putin in patria. Ecco, così sembra pensarla anche il grande Manlio Di Nucci, regia. New York Times, perché i vasti servizi di sicurezza russi hanno fallito contro l'attacco mortale. Il Washington Post: un attacco terroristico in Russia mette in luce le vulnerabilità del regime di Putin. Il New York Times: un attacco mortale a Mosca manda in frantumi la promessa di sicurezza fatta da Putin al popolo russo. Il Wall Street Journal: l'attacco alla sala da concerto russa minaccia l'immagine di Putin come uomo forte. Ed ecco che
Emerge intanto l'obiettivo che si cerca di raggiungere attraverso questo attentato a Mosca, cioè di seminare dentro la Russia una sfiducia verso il presidente, verso il governo, cioè in quanto incapaci di proteggere il popolo russo. Questo è uno strumento di guerra. Quanto è vile e grossolana questa falsificazione, davvero difficile da commentare. Sì, la trovo una lettura plausibile, sicuramente una lettura plausibile, certo. Per fortuna però, Tosato, c'è la NATO che veglia su di noi da 75 anni e ora sta discutendo se inviare ulteriori 100 miliardi di dollari per aiutare un paese già sconfitto. Ascoltiamo, anzi, leggiamo Stoltenberg, regia. La NATO sta discutendo di un fondo da 100 miliardi di dollari per 5 anni per sostenere l'Ucraina. Quanto hai voglia, bene, Andrea, di cacciare ancora un po' di grano? Ecco, invece visionari... No, abbiamo i pensionati. Dateli a visionari invece che a Stoltenberg. Sì. Abbiamo i pensionati che vanno avanti a 900 euro al mese con magari 500 euro d'affitto da pagare. Ma noi diamo i soldi. Ma mi viene in mente Francesca Donato, sai, l'eurodeputata che sì, per quanto riguarda la pandemia si era schierata anche in maniera coraggiosa. Adesso è diventata una grandissima sostenitrice della NATO. Dice che se noi vogliamo la pace e vogliamo la sicurezza, dobbiamo affidarci mani e piedi alla NATO, perché la NATO ha sempre garantito la pace lunga e dura. Quindi è attraverso la NATO che noi vedremo aprire l'altra. Deve aver fumato qualcosa, Donato deve avere delle allucinazioni mistiche, sarà il periodo pasquale. Sì, parole scolpite nel napalm, direi. Ma se i cittadini europei hanno voglia di guerra come di auto elettriche, i fantolin da culo atlantisti sono appunto sempre carichi a fialette puzzolenti. A parte la Donato, abbiamo dei campioni consolidati come Calenda, Vespa e Parenzo. Sono sempre in prima linea. Leggiamo allora Carletto, commentato da un maestoso Marco Rizzo, regia. Ecco Calenda che dice: la NATO è un grande presidio di libertà, e giustamente Rizzo che fa notare la menzogna su cui si fonda tutta l'impalcatura, una menzogna che fa leva sull'ignoranza. Provate a chiedere attorno a voi quanti sanno che la NATO, da sempre raccontata come organizzazione difensiva, è nata nel 49 ed il tanto vituperato patto di Varsavia nel 55. Ecco, proprio un'alleanza difensiva per qualcosa che ancora doveva essere istituito. Vedi che sono sempre, ma se lo, sono, no, sempre, ma se lo sentivano, è come la pandemia X, loro se le sentono le cose, lo sanno. Tu non capisci, loro hanno queste capacità profetiche che a noi mancano, Augusto. A noi mancano, sì. Loro leggono l'interiore degli animali. Ma sì, nel 2018 si sentiva che sarebbe arrivato il Covid, loro se lo sentono. E poi puntualmente le cose accadono. Noi dovremmo ascoltarli come la Sibilla Cumana, mettere la mano nella bocca di Bill Gates. Questa è una bella immagine, Tosato, anche raccapricciante, però evocativa. Ora abbiamo invece Bruno Vespa che ci propone un sondaggio molto più verosimile, peraltro, della camminata sulla Luna con i pigiami spaziali del 1969. Regia. ma no, questa è la disinformazione, fake news. Comunque, è una buttata del sire. È una buttata del sire, però è verosimile. Io sono convinto che se Vespa mai dovesse apparecchiare un sondaggio, i risultati sarebbero più o meno quelli, sì. Probabilmente sì. Infine abbiamo Scemenzo, che per la 7 non è scioccante, diciamo, nel suo disgusto antropologico, ma lo è piuttosto la sua interlocutrice, peraltro donna e anziana, cioè la Bompiani. Ascoltiamo. Possiamo dimenticare per un attimo, sì, solo che Putin è il cattivo e ricordarci che noi non siamo i buoni? Siamo tutti cattivi. Beh, va bene, e non cattivi, parlo, no, del popolo. I popoli non vogliono la guerra. Brava. I capi, i leader sono tutti cattivi, ma
C'è molta insofferenza intorno a lei. Sullo stesso piano, cioè Biden non è Putin. Su questo il suo amico Colombo si infila. No, beh, questo sicuramente no, perché Putin non si caga addosso, a differenza di Biden. Biden. No, o lei lo considera uguale, Putin e Biden? No, direi di no. Perché Biden è demente, poi Putin invece è ancora... Brava, brava. Ma non è questione di demenza, è questione di processi democratici. Sono i processi democratici, Tosato. Biden è demente. Dico semplicemente che non ci sono i buoni dalla nostra... Noi non siamo i buoni. Fatele una statua a questa donna che si comporta in un modo molto strano. Sì, io lo interpreto così. Io penso che sia il numero due dopo Zelensky in narcisismo. Zelensky è il massimo narcisismo del mondo ed è una delle figure più pericolose. Io direi di psicopatia, come abbiamo detto nelle scorse puntate. Almeno ricordiamo che sta sotto, sta provando a difendere il suo popolo, narcisista. Sta lì a difendere il popolo. Ma che non sta affatto, sta lì a ammazzare il suo popolo. Sta lì a ammazzare il suo popolo. Beh, questo però. Brava, buon piano. Io rispetto le opinioni di tutti, però sta... No, mi dispiace. Il suo popolo non è che va a combattere perché glielo chiede lui, ma perché sono... Ma non c'è nessun desertore, però. E li infilano nel... Parenzo, guarda, Parenzo è veramente... Dice, ha detto cosa posso fare a questo punto, è una scheggia impazzita. Tendo a dire, anzi, lo dico lo stesso. Temo che la Bompiani non la vedremo più. Temo che non la vedremo più sulla 7. Sì, rischia. Rischia grosso. E sì che aveva una carriera, diciamo, un futuro luminoso davanti. È stata davvero dignitosa. Ma io direi che in quel nido di cornacchie di la 7, persino la Bompiani sembra un'aquila. Ma per fortuna c'è Israele che, nel frattanto, ammazza qualche volontario delle ONG, 7 per la precisione. Ma no, io è volevo stato un tragico incidente, Augusto. Tragico incidente. Un tragico incidente. Loro sono tragici incidenti. No, anche Hitler ha provato a dirlo. Ha detto, ma guardate ragazzi, che gli è rimasto il gas, ho dimenticato il gas aperto, non è stato un tragico incidente. Una fatalità, certamente. Ma volevo chiederti, queste sinistre creature non erano... pronte a fare i mozzi sulla nave pirata di quella sbrudlona di Carola Rackete? Non erano pronte ad appendere Salvini al primo albero per sequestro di persona? Non idolatravano, ricordo male forse, Gino Strada, Emergersi, l'eroismo delle ONG? Ed ora che questi pezzi di merda ammazzano dei poveri volontari che cercano di portare un briciolo di conforto a dei dannati che vivono davvero l'inferno sulla terra, tutti zitti, tutti bavosi, zitti, striscianti come Parenzo? Ma tu chiedi troppo, tu chiedi veramente troppo, Augusto. Tu chiedi una coerenza che non è neanche più di moda, ormai è tutto fluido. Sì. E è un po' di modesti, un po' di modesti. Sei rimasto veramente indietro. È il patriarcato, questa è la eco del patriarcato. Ma leggiamo che cosa scrive Save the Children, nota organizzazione suprematista. È un'immensa tragedia che gli operatori umanitari di World Central Kitchen, come molti altri operatori, abbiano perso la vita mentre stavano salvando delle persone. Il lavoro degli operatori umanitari a Gaza è di vitale importanza ed è protetto dal diritto umanitario internazionale. Questo attacco è di una gravità inaudita. Ecco, i Parenzo di questo mondo, sempre zitti, bavosi e striscianti, fanno veramente ribrezzo ai parassiti intestinali. Io non andrei oltre questa definizione. Ma il viaggio di oggi, Tosato, non è ancora finito. Quindi dici, dove sarai questo fine settimana? Ma io sarò a Verona... E anzi, te lo dico con precisione, sarò a Verona il 14 di aprile con il mio spettacolo Torna Libero in tre mosse. Quindi aspetto tutti quanti a Verona per il mio spettacolo. Mi raccomando, presenti. Sei sempre zingaro, gitano, sì, itinerante. Sempre, bravo, sempre girovagante. Eccoci allora alla conclusione della puntata di oggi, che per celebrare questo mostro chiamato Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord decide
diciamo, con partecipazione, con naturalmente il piglio creativo di Tosato e della regia, di chiudere con una delle sigle tradizionali di Effetti Collaterali che celebra proprio i 75 anni dei nostri pacifisti per la guerra. Ecco, in questo ride musicato ripercorreremo molte delle imprese di pace degli Stati Uniti e dei suoi alleati occidentali, fra i quali l'Italia, in una discesa e risalita verso l'orrore assoluto. Sabato prossimo, invece, saremo noi di Effetti Collaterali a festeggiare. Sarà infatti un anno di questo programma e lo faremo con la raccolta delle sigle da voi più amate per onorare la memoria di chi era uomo, di chi amava l'uomo e di chi ha lottato contro chi vuole ridurre l'uomo a un insetto. A presto Andrea, ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao. Mi raccomando, donate, che dobbiamo pagare la transizione di genere ad Augusto. Donate, donate, donate. Ciao. Siate munifici, ne ho bisogno, grazie.